Grandi, benvenuti a tutti in questo mio primo unboxing del canale. Allora, ho ordinato qualche giorno fa da Amazon un power bank perché uno dei miei vecchi si era rotto e quindi eccolo qui, è arrivato e ora andiamo a unboxarlo ovviamente. Cutter, tagliettos, ovviamente Amazon ha sempre il puntino nero per tirare male, vedete? Tiriamo per terra, poi puliamo tutto. Comodo, non troppo. Andiamo di violenza. Eccoci qua. Eccolo qui. Allora, buttiamo via tutto. Eccolo qua. Si presenta così. Essager. Essager. Non lo so. Powerbank da 20.000 mAh con carica rapida. Multi-protection, intelligent chip e display LED, ovviamente. Ora, possiamo notare subito che c'è una situazione un po' particolare qua della scatola che, come avete visto, da aperta è arrivata già un po' messa un po' male. Ok? Guardate. Quindi spero si possa vedere bene. Quindi è arrivata così. Comunque, bando alle ciance, andiamo a vedere che succede. Tiriamo fuori in questo modo qui. Ecco qua, allora subito ci viene fuori il cavo USB-C, cavo USB-C, USB normale per la ricarica probabilmente. Lo lasciamo da parte un attimo, magari chiudiamo anche il cutter prima di non tagliarci. Ok, la scatola all'interno non ha più niente, quindi possiamo metterla via. Qui abbiamo il nostro supporto, lo andiamo a tirare fuori, anche questo per il momento lo possiamo buttare via. Ed eccolo qua, il sacchettino che anche lui sembra avere qualche, guardate, anche lui sembra avere qualche piccolo sfregio. Comunque andiamo a tirarlo fuori. Ed eccolo qua, come potete... Scivola, no! Eccolo qua, Essager, come vedete, qui una parte lucida, qui la parte più ruvida. Poi se lo alziamo, ecco qui che vediamo le due porte USB, la porta USB-C e la porta micro USB. C'è tutta la pellicola di protezione intorno, come potete vedere. Dietro abbiamo alcune scritte, come vedete 20.000 mAh, il marchio CE e tutte le varie informazioni che potete leggere anche al link che vi lascerò in descrizione. Da questo lato vedete sicuramente il tasto di accensione, che è questo, e da quest'altro lato non c'è assolutamente nulla. Allora procediamo con la distruzione di questa pellicola. Oh yes. Oh yes. Molto bene, eccolo qua. Beh, la fattura esterna è molto bella, vi devo dire. Molto, vedete, rimane subito la ditata, chiaramente, però molto lucido dalle parti e ruvido qui per una buona presa. Subito si nota il peso abbastanza importante e Amazon dichiara un 20,1 cm per 8,6 cm per 3,3 cm per un peso di 420 grammi, quasi mezzo chilo. Ha un voltaggio di 5 volt, ovviamente come avete visto prima ha 4 porte, supporta la ricarica rapida a 18 volt, ma se si ricaricano 3 dispositivi contemporaneamente, allora la ricarica rapida non è più supportata. È in grado di ricaricare un iPhone 11 Pro al 50% in 30 minuti e una ricarica completa in circa 6 ore e mezza. Ha un chip intelligente di aggiornamento integrato, quindi si può portare anche sull'aereo. Ultimo ma non meno importante, quando viene caricato dopo un lungo tempo, entra gradualmente in carica di mantenimento. In questo modo il sovraccarico di corrente viene efficacemente controllato e il dispositivo è completamente protetto. Andiamo a fare una prova di accensione. Eccolo qua, tenendo premuto per circa 3 secondi, si accende lo schermino che trovate proprio al centro delle 4 porte disponibili. Adesso segna una carica del 74%, 5.2 volt, ovviamente 0,0 ampere. Vediamo se cliccando due volte succede qualcosa, 0 volt. Cliccando una volta non succede niente, cliccando due si spegne l'LCD, cliccando una volta torna l'LCD per controllare lo stato di carica. Eccomi qui, cosa dire? Arrivato in pochissimo tempo come Amazon fa sempre, piccolo problema sulla scatola come avete visto, però speriamo non ci siano gravi danni funzionali, ma a quanto pare no, perché l'oggetto è perfettamente integro e non ha segni di nessun tipo, anche se la scatola avete visto che era un po' rotta in un angolo. Bene ragazzi, che dire, io vi ringrazio di aver visto questo mio primo video con un unboxing, non mi resta fare altro che provarlo e magari fra una settimana vi lascio la mia recensione così vi dico come va e come funziona. Io l'ho acquistato per 14,84 euro, ma al momento lo trovate a 23,39 euro.
Per acquistarlo trovate il link in descrizione e supportate anche il mio canale. Come sempre vi ricordo di seguire il mio nuovo vlog che trovate nella scheda qui sopra in questo momento. In descrizione trovate anche tutti i link ai miei social, Instagram, Facebook, TikTok e Twitch. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno. E ora non mi resta che salutarvi. Sempre Karakdur, grandi!